Spesso durante i colloqui mi capita una situazione di silenzio. Sapete quando si fa la domanda, ha qualche domanda da farmi? E vedo dall'altra parte la persona che si è candidata che magari non ha delle domande oppure cerca in quel momento qualcosa da chiedere. Bene, io penso che anche in questa situazione sia bene prepararsi, cioè prepararsi in anticipo delle domande da fare all'azienda per la quale vi state candidando. Avere delle domande preparate sicuramente vi aiuterà ad avere voi un quadro più chiaro dell'azienda per la quale vi state candidando. La prima domanda che mi viene in mente che potete fare è: che prospettive di carriera avrò? Qui denota sicuramente interesse, ambizione, voglia di crescere, e questo dal punto di vista di chi vi sta selezionando. Invece per voi vi dà informazioni, vi fa capire il perché l'azienda sta selezionando una persona in quella posizione e come immagina il futuro di quella posizione, e vi darà quindi informazioni per decidere se è il posto giusto o meno. Una seconda domanda che può essere sicuramente utile è: a quale sarà la mia giornata tipo? Pensate che noi abbiamo infatti creato un percorso professionale dove è cadenzata l'attività quotidiana di ogni nostro aspirante agente, e quindi in questo modo avete in maniera chiara e specifica tutto quello che farete, che sarà sia attività pratica sia attività chiaramente di formazione, di tutoraggio, soprattutto nella fase iniziale, e viene definito ogni singolo dettaglio. Quindi voi che fate la domanda al selezionatore rispetto al tipo di attività avrete già degli elementi più specifici. Io per esempio vi racconterei che inizialmente andrete a vedere tutti gli appuntamenti con il responsabile, in modo da avere un'idea generale di tutte le fasi del lavoro. Poi inizierete nell'attività base, che è quella di trovare persone che devono vendere casa, sempre accompagnato, per comprendere come entrare nel territorio e in collaborazione con le persone. Quindi chiedetelo, perché vi darà più informazioni del posto in cui state andando. L'ultima domanda che potrete fare è: cosa devo fare per iniziare al meglio questa attività? Bene, questa è una domanda estremamente interessante, perché denota interesse, denota soprattutto il volersi mettere in ascolto e voler apprendere, perché qualsiasi nuovo lavoro inizi, in qualsiasi nuova azienda vai, anche se hai delle esperienze variegate, stai entrando in una cultura aziendale, quindi mettersi in ascolto è il primo passo fondamentale. E quindi voler comprendere nel migliore dei modi quali sono gli aspetti che ti faranno avere successo in quell'attività è il modo giusto per iniziare quell'attività lavorativa. Vi darà chiaramente anche informazioni a voi, allo stesso modo vi darà la possibilità di mettervi in mostra verso chi vi sta selezionando. E a questo punto, buon colloquio a tutti e candidatevi!